Ciao a tutti amici, siamo qui alla sede di Via Pistoia a Roma, Associazione Fruttalia. Siamo qui con Tito e Luisa, due carissimi amici, benvenuti. Questo è un video introduttivo di una conferenza che partirà tra poco, appena finiremo questo breve video di presentazione, però ci tenevamo comunque a fare una brevissima presentazione su chi è questo personaggio che vediamo in foto. Tito, ci vuoi parlare, spiegare, fare una bella introduzione? Innanzitutto chi è, come si chiama, da dove viene, cosa fece? Allora, il personaggio della foto si chiama Bruno Gröning. Bruno Gröning è vissuto dal 1906 al 1959 in Germania. Lui era nato a Danzica, che nel 1906 era città metà tedesca e metà polacca. E lui è stato un grande guaritore. Molte persone hanno ricevuto la guarigione grazie al suo aiuto. Lui diceva che comunque è soltanto l'energia di Dio che guarisce. E io, Bruno Gröning, posso soltanto fare da centralinista, mettere in contatto la persona con il mondo Un spirituale. canalizzatore. Sì, poi quando si crea questo contatto, allora può fluire l'energia, ma che soltanto l'energia è soltanto Dio che ce la mette. Perfetto. Dico subito una curiosità, perché quando uno vede la foto si domanda che cos'è questo collo? È un gozzo? No. Lui aveva detto che aveva una ghiandola, in particolare la tiroide, che gli si gonfiava quando aveva di fronte gente che aveva bisogno d'aiuto. Quando non c'era nessuno che aveva bisogno d'aiuto di fronte a lui, il collo ritornava normale. E perché gli si gonfiava? Perché lui diceva c'è un'energia che avvolge la terra e questa energia gli arrivava alla gola. E lui con la voce poteva espandere questa energia. Lui non era un pranoterapeuta, non dava medicine, lui parlava. La gente ascoltava i suoi discorsi e ascoltandolo avvenivano queste guarigioni, ma avvenivano perché appunto lui, questa energia che gli arrivava alla gola, lui con la voce poteva trasmettere agli altri. Potremmo dire che lui aveva un quinto chakra molto forte, come secondo la filosofia orientale il quinto chakra è quello della comunicazione. E lui aveva detto addirittura aveva incontrato una donna africana, dell'Africa nera, che quando aveva visto Bruno Gröning col collo così, questa donna era rimasta subito colpita, perché lì gli africani, hanno ancora, la medicina africana, ancora certe conoscenze che la nostra medicina occidentale ha perso. E lei sapeva che questa ghiandola della tiroide è una ghiandola che permette di prendere l'energia dell'universo e trasmetterla agli altri. Chi ha il collo in questa maniera vuol dire che è una persona che può aiutare gli altri. E quindi questa donna africana, quando vide Bruno Gröning, è subito andata da lui a ringraziarlo, no? Perché aveva capito che lui è una persona che può aiutare gli altri. Interessante. Posso Sì. aggiungere? In realtà tantissime guarigioni ci sono state negli anni tra il 1949 e il 59, però Bruno Gröning, più che canalizzatore, lui si è definito un'anima amica, ha detto che sarebbe tornato in cielo nel 59, ma ha detto che il suo aiuto può continuare dopo, anche perché lui ha trasmesso una conoscenza di come ognuno di noi si può collegare con questa energia divina e quindi ognuno di noi può ricevere questa energia divina. È una cosa particolare, che le guarigioni non è che si sono fermate nel 59, continuano anche oggi, così come vediamo anche, noi abbiamo due film documentari che proietteremo presto a Roma, a gennaio e a febbraio. Uno parla proprio, il fenomeno Bruno Gröning parla proprio diciamo della biografia di Bruno Gröning e di tutto quello che è successo in quegli anni, fino al 1959. L'altro film è Il fenomeno delle guarigioni, parte dal 1959 e fa vedere tutto quello che è successo in tutto il mondo, in tutti i continenti, anche quando Bruno Gröning è in cielo. Quindi è un'energia divina che ognuno di noi può ricevere. Anche perché, perdonami Luisa se ti interrompo, io mi piacerebbe che voi sottolineasse anche il fatto che voi state facendo un grande lavoro, appunto che le guarigioni avvengono anche perché stai facendo degli incontri. Chi volesse approfondire lo potete dire, dove, come
come può fare per contattarvi, se vuole venire a vedere il filmato. Il film, sì, sì. Ditelo, magari questo agli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo nel video. Certo, il film, il fenomeno Bruno Greni, che sarà proiettato domenica 27 gennaio a Roma, all'Azzurro Scipioni, che è vicino alla metro Ottaviano, a via degli Scipioni. E lo stesso giorno sarà proiettato anche a Tivoli, al Teatrino di Tivoli. È il primo film, quello che parla proprio della vita di Bruno Greening. Il secondo film, una settimana dopo, verrà proiettato, il secondo film verrà proiettato alla Casa delle Donne, a Via della Lungara, ed è il film che riguarda quello che è successo da quando Bruno Greening è andato in cielo fino ai giorni nostri, come è nato il circolo di Bruno Greening e come si è sviluppato nel mondo e che cos'è adesso. Fantastico, molto interessante. Io direi, se volete aggiungere qualcosa, oppure rimanderei, appunto, come avete detto, a invitarvi, per gli amici di Roma che ci ascoltano. Ci sono centri in tutta Italia, immagino. Ci sono centri in tutta Italia, a Roma ce ne sono circa 10. Sì. E, ecco, potrei lasciare questo messaggio come conclusione, che c'è un sito dove si può, il sito ufficiale del circolo. Poi scusa Luisa, li metto sotto nella descrizione del video, esatto. Poi me li date e metto tutto quanto, chi volesse informazioni mi date tutto e lo scriviamo sotto. Quindi allora io vi ringrazio per l'introduzione, adesso inizieremo la conferenza e grazie.